Cari amici in Cristo, vi saluto tutti nel prezioso nome del Signore Gesù. Vorrei sfruttare di nuovo l'occasione e ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto belle lettere di incoraggiamento e apprezzamento. I segni del tempo ci dicono che l'ora è di gran lunga avanzata. Ecco perché desidero condividere con voi ciò che Dio ha fatto durante tutto il corso della storia della Chiesa, che ci riporta alla restaurazione, alla parola originale in questa ultima epoca della Chiesa. Naturalmente ci è impossibile tenere uno studio biblico dettagliato su diversi argomenti, perché il nostro tempo è limitato. Ma siamo felici di inviare della letteratura a chiunque voglia saperne di più in merito al messaggio dell'ora. Oggi vorrei che voi tutti prendeste con me Apocalisse capitolo 2 versetto 12, mentre rimaniamo sul messaggio del così dice il Signore ai credenti della terza epoca della Chiesa. Versetto 12. All'angelo della Chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Ecco ancora il Signore Gesù Cristo che si presenta all'angelo dell'epoca della Chiesa con uno dei supremi titoli della sua deità. Apocalisse capitolo 1, versetto 16 ci dice che egli aveva sette stelle nella sua mano destra e dalla sua bocca usciva una spada affilata a due tagli. Ebrei capitolo 4, versetto 12 ci rende chiaro che cos'è la spada a due tagli. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Quando la vera parola di Dio è predicata sotto l'unzione dello Spirito Santo, viene inviata per correggere, riprendere e avvertire. La parola del Signore taglia e penetra i nostri cuori fino a quando non siamo plasmati all'immagine benedetta di Gesù Cristo. Finché Egli ci concede la sua misericordia e che la sua grazia rimane ancora nelle nostre vite, è ancora il tempo del ravvedimento e di allinearci con la sua parola. In quel giorno Egli riconoscerà soltanto il suo sangue e la sua parola. Ma quando la grazia sarà terminata e i terribili giudizi del Signore colpiranno tutti coloro che l'hanno rigettato e non hanno creduto alla sua parola, egli sarà un Dio pieno di ira in quel giorno, come lo troviamo descritto in Apocalisse capitolo 19, versetto 12. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce forché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e piggerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente. Il Signore continua a parlare alla chiesa di Pergamo. Io conosco le tue opere e dove tu abiti, laddove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure nei giorni in cui... Il mio fedele testimone, Antipa, fu ucciso tra di voi, laddove abita Satana. Il Signore sa dove viviamo, sa dove andiamo, sa cosa facciamo e pensiamo. Nulla gli è nascosto. In quel tempo Pergamo fu chiamata il trono di Satana, ma proprio lì vivevano i veri cristiani che hanno ritenuto fermamente il nome del Signore Gesù Cristo. Tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede. Non viene detto nulla su un nome o una chiesa, ma il Signore parla del suo nome e della sua fede la fede originale della chiesa che fu stabilita a pentecoste questo è esattamente ciò che noi tutti abbiamo bisogno oggi non un nome ma il suo nome non una fede ma la sua fede questi credenti ritenevano fermamente il nome del Signore Gesù Cristo e la vera fede una volta per sempre tramandata ai santi loro non seguivano gli insegnamenti umani e per questo il Signore li lodò ma poi seguirono le parole di Biasimo ma ho qualcosa contro di te hai alcuni che professano la dottrina di Balaam il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. La Chiesa si era allontanata dalla sovranità dello Spirito Santo e solamente una piccola minoranza era rimasta fedele alla parola di Dio ed erano pronti a vivere e a morire per Lui. Abbiamo visto che la prima epoca della Chiesa aveva permesso che le opere dei Nicolaiti si insinuassero nella Chiesa del Dio vivente. Nella terza epoca della Chiesa queste opere divennero una dottrina. Balaam non era un profeta ebreo, egli rappresenta il capo della denominazione. Mosè era il vero profeta di Dio in quel tempo che aveva il mandato divino di portare i figli di Israele nella terra promessa. Il Signore gli aveva parlato dalla colonna di fuoco, adempiendo la promessa che aveva dato ad Abramo. Mosè aveva il così dice il Signore, il messaggio di liberazione. Balak, il re dei Moabiti, non era un pagano, loro credevano nello stesso Dio in cui credeva Israele, ma non avevano la promessa. Ecco la differenza. Balaam era un capo religioso, ma era un profeta pagato che amava il denaro più della parola di Dio. Balac lo assunse per maledire Israele. Ma come può qualcuno maledire ciò che Dio ha già benedetto? Balaam costruì sette altari, proprio come fece Israele, che parlano della venuta del Signore. Ma egli non aveva niente a che fare con quello che il Signore stava facendo allora. La stessa cosa vale oggi. Molti parlano del ritorno del Signore, ma non vogliono accettare la parola rivelata di Dio per quest'ora? che precede la seconda venuta di Cristo. Ma cosa accadde a Israele? Loro iniziarono a dimenticare i grandi segni e i prodigi che avevano avuto luogo in mezzo a loro e cominciarono ad allontanarsi dal vero messaggio dell'ora inviato per mezzo di Mosè. Cominciarono ad ascoltare un uomo che non aveva nulla da offrire loro. Quel peccato non fu mai perdonato a Israele. La stessa cosa accadde nell'epoca della Chiesa di Pergamo. La maggior parte della Chiesa era diventata fredda e formale. Naturalmente credevano ancora in Dio, avevano una forma di cristianesimo, ma erano ciechi alla rivelazione della parola di Dio. Ma Dio aveva ancora il suo popolo che era benedetto ed avevano segni e prodigi in mezzo a loro. Oggi è allo stesso modo. Le persone sono diventate tiepide e si accontentano quasi con ogni tipo di predicazione, purché sia presentata la prosperità. Ma la fornicazione spirituale che perverte la parola di Dio non sarà mai perdonata. Le persone non vogliono portare il vituperio di Gesù Cristo. In Giuda versetto 11 leggiamo guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Gli antichi profeti, gli apostoli, sì, tutti i veri uomini di Dio, non hanno mai predicato per denaro o per popolarità, loro hanno predicato perché la parola di Dio era la loro vita e ardeva nella loro anima. Continuiamo a leggere, così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la qualcosa io odio. Abbiamo già parlato delle opere dei Nicolaiti nelle nostre trasmissioni precedenti. Fu l'inizio delle organizzazioni, quando iniziarono a formare un sacerdozio elevandosi al di sopra dei laici. Voi potreste chiedervi come è possibile avere cose del genere, come la dottrina di Balaam e la dottrina dei Nicolaiti, nella Chiesa del Nuovo Testamento? Cari amici, quelle cose ci circondano, ma possono essere rilevate solamente dalla luce della parola di Dio, perché sono tutte ben coperte. Ma siamo chiamati a ritornare alla parola. Ravvetiti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Lo Spirito parla attraverso la parola, tramite il messaggero inviato da Dio alle rispettive epoche della Chiesa. A chi vince, io darò da mangiare della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca. E sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Nell'Antico Testamento la manna fresca cadeva ogni giorno durante i 40 anni di viaggio dei figli di Israele attraverso il deserto. Un po' d'essa fu conservata nel Logo Santissimo come ricordanza che Dio nutriva con il cibo celeste coloro che egli aveva liberato. Qui è chiamata manna nascosta. Ciò significa che non è qualcosa che è in superficie, ma nascosta agli occhi dei savi e degli intelligenti. Soltanto coloro che sono guidati dallo Spirito Santo hanno accesso alla rivelazione della parola di Dio per quest'ora. La manna celeste preparata per il giorno in cui viviamo. Cari amici, a quale gruppo apparteniamo? Abbiamo confrontato le nostre dottrine con gli insegnamenti della Bibbia? Abbiamo messo a confronto ciò che pratica la nostra Chiesa con ciò che praticava la Chiesa del Nuovo Testamento? La nostra esperienza corrisponde con quella dei primi cristiani? Siete guidati dallo Spirito Santo? Preghiamo. Padre Celeste? Noi preghiamo che nessuno prenda alla leggera la tua parola, che possa essere per noi tutti come una spada a doppio taglio e penetrare profondamente nei nostri cuori per darci un vero pentimento per mezzo della tua grazia. Aiutaci ad allinearci con la tua parola in tutte le cose. Benedici tutti coloro che hanno ascoltato questo messaggio. Nel nome santo di Gesù, Amen.